Ciao a tutti, voglio parlare in questo video del potere dell'unione tra ragione ed emozioni. Se vogliamo, diciamo, ottenere successo in tutti gli ambiti della nostra vita e soprattutto anche successo con noi stessi, stare bene, fondamentalmente dobbiamo acquisire il potere che ci dà l'unione tra emozione e ragione. Se noi riusciamo ad unire queste due nostre parti, a farle diventare una sorta di istinto, perché è l'istinto poi, come dire, l'istinto primordiale, quello che ci dà il potere. E l'istinto primordiale si ha soltanto quando ragione ed emozione sono unite, quando ragione ed emozione interagiscono all'unisono, sono la stessa cosa fondamentalmente, hanno gli stessi obiettivi, hanno gli stessi intenti. Allora diventiamo istintivi, allora avremo l'istinto di un vampiro, potremmo dire, sentiamo il sangue e riusciamo ad attaccare la preda, fondamentalmente raggiungendo quello che è il nostro obiettivo. Se invece emozione e ragione non sono unite, allora il nostro istinto diventa debole, perché è come se fossimo, come dire, trascinati da una parte e dall'altra, non riusciamo più ad avere azione, perché quando emozione e ragione sono unite, allora agiamo istintivamente e siamo tutti proiettati in una direzione, come il falco che quando va a prendere la preda va diretto, diciamo, e la colpisce e la raggiunge senza neanche riflettere, lo fa istintivamente. Se invece questo falco avesse una parte che gli dice: ma sarà giusto attaccare la preda, sarà giusto fare questo, sarà giusto fare quell'altro, ecco che rimane bloccato nell'azione. Quando la ragione, diciamo, e l'emozione non sono all'unisono, siamo bloccati nell'azione, non riusciamo a fare nulla fondamentalmente. E non riusciamo a conquistare le persone che ci interessano. Non riusciamo a conquistarle perché è come se fossimo tirati da due parti, come una barca dove ha dei rematori che remano in un senso e altri rematori che remano nell'altro. Quella barca sta ferma. O magari gira pure in tondo, cioè sprecano energie tutti e la barca continua a girare in tondo. Non abbiamo istinto. È come, non lo so, un felino, una leonessa che va a caccia. E quando sente la preda, sente il sangue della preda, parte all'attacco, ma lo fa senza ragionare, perché il suo ragionamento e la sua emozione sono tutti proiettati verso quella situazione. Se la leonessa che deve sentire la preda avesse un pensiero, un retro pensiero, gli dice: ma sarà giusto? Ma perché devo attaccare questa povera preda? Ma allora, ma forse è meglio che faccio questo, forse è meglio che faccio quell'altro. E poi l'emozione dice: no, tu devi fare questo, devi fare quello. La gazzella se n'è già scappata, diciamo, e quindi non riuscirà a conquistarla. E lo stesso succede nella comunicazione. Lo stesso succede nell'interazione con l'essere umano, con gli esseri umani. Se noi non riusciamo a mettere assieme queste nostre due parti, non abbiamo istinto, non agiamo, diciamo, come un'auto che viaggia col frenamano tirato. E quindi l'obiettivo nostro, per avere successo, per farci amare dagli altri, per conquistare gli altri, ma anche fondamentalmente per conquistare noi stessi, è quello di creare questa sintonia, creare quest'unione e avere il giusto istinto, l'istinto del vampiro, potremmo dire. E se vogliamo fare questo, dobbiamo imparare, diciamo, quelle che sono le metodiche, diciamo, di comunicazione con noi stessi, e far sì che tutte le nostre energie siano a nostra disposizione per avere, diciamo, tutto il carburante nel serbatoio a disposizione. E invece, quando non siamo in queste condizioni, è come se avessimo un foro, un buco nel carburante che non ci permette di far uscire nessuna energia, e quindi faremo poca strada fondamentalmente. E come facciamo a fare questo? Adesso darò qualche indicazione, comunque chi fosse interessato è uno dei punti che tratterò venerdì 28 ottobre a Torino, l'educatore della provvidenza in corso 3013 alle 20:45. Comunque tutte le info le trovate nel box, il riferimento è il 333 15 11 703.
Come facciamo a creare quest'unione? Dobbiamo, diciamo, agire in due modalità fondamentalmente, se agiamo su noi stessi. Allora, in prima istanza dobbiamo far intervenire la nostra parte logico-razionale, che è quella che ci deve dare l'indicazione, un po' come, il generale che deve dare le strategie. E quindi dobbiamo capire in modo freddo, lucido, senza emotività, quello che è necessario fare per raggiungere un obiettivo, per conquistare un oggetto di desiderio, ma anche per conquistare se stessi, per stare bene, per stare in armonia con se stessi. Questa è la prima parte che dobbiamo mettere in atto. Quindi, e per fare questo dobbiamo metterci in quella che la PNL chiama la terza posizione di percezione, cioè una posizione distaccata, una posizione potremmo dire anaffettiva, una posizione asettica. Dobbiamo diventare, come dire, dentro noi stessi una sorta di robot, tirare fuori quella parte che sa ragionare. E adesso, una volta che abbiamo capito questo, dobbiamo però indirizzarci verso quella direzione. Quindi dobbiamo darci la motivazione. La motivazione è un motivo all'azione. Dobbiamo dare energia, dobbiamo dare colore. E allora, per fare questo, dobbiamo stimolare, diciamo, emotività dentro di noi, dobbiamo autoprodurci delle tensioni emozionali. E questo possiamo farlo anche in una realtà, diciamo, meditativa, in una realtà virtuale, in cui noi possiamo, diciamo, pensando a livello logico all'obiettivo che vogliamo raggiungere, andare a viverci anche degli stati emotivi di sofferenza, pensare a quella che ci sta facendo le corna, no? O il marito che ci sta tradendo, pensando a, diciamo, a situazioni in cui abbiamo vissuto delle tensioni emozionali, perché tanto la parte emotiva va bene tutto, possiamo anche dargli della merda, però la differenza tra prendersi della merda e darsela da noi è fondamentale, nel senso che non vado a prenderla da un altro, ma me la do io fondamentalmente, quindi sono io che mi autoalimento in questo caso. Quindi la mia parte emotiva troverà la sfera logica, inizierà a trovarla molto interessante, inizierà a trovare un alleato fondamentalmente. Ecco che in questo modo si crea, dall'unione di ragione ed emozione, si crea quello che potremmo definire l'istinto, diciamo, predatorio, se vogliamo, del falco, della leonessa, che naturalmente fanno le cose senza dover rifletterci poi sopra, perché l'obiettivo poi è questo, cioè una conquista ragionata non è una conquista. È come guidare la macchina pensando a quello che si deve fare. Non riusciremo mai a guidare bene l'auto. Se io devo guidare l'auto e pensare, devo mettere la prima, devo mettere la seconda, schiacciare la frizione, e adesso guarda qua, fai là, ah, attento che viene quello, devo frenare, non riuscirò mai a fare nulla. Deve diventare istintivo. E allora nel momento in cui diventa istintivo, allora sì che riesco a guidare l'auto bene. È come se potrei diventare anche un campione. Pensate a un pilota di Formula 1. Se un pilota di Formula 1 che non ha tempo praticamente, va lì a 300 all'ora, dovesse stare a riflettere su che cosa fare, va a sbattere alla prima curva, non arriva neanche alla prima curva. Quello si chiama istinto. Il pilota di Formula 1 però l'istinto lo allena, non è che gli na nasce così, lo allena inizialmente attraverso la logica, perché è la sua logica che studierà le curve, studierà il tracciato, imparerà quello che deve fare, saprà che in quella curva deve arrivare a quella velocità, frenare in quel punto, quel carico di potenza. Prima il lavoro è quello, e dopo, lì nel caso ad esempio attraverso la ripetizione, attraverso l'allenamento, diventerà una cosa distintiva. Dobbiamo diventare così anche con noi stessi e con gli altri. Questo lo approfondirò tantissimo, per chi fosse interessato, venerdì 28 ottobre a Torino, l'Educatore della Provvidenza, in corso 3013, in questo seminario che terrò alle 20:45, e dal titolo Comunicazione seduttiva per farsi amare, perché poi la comunicazione seduttiva è con se stessi per farsi amare dagli altri, per unire la ragione e l'istinto, la ragione e l'emozione nell'istinto, quindi fare le cose senza neanche pensare, ma fare le cose giuste. Non le cose sbagliate, perché a fare le cose sbagliate, diciamo, ci si riesce facilmente se si hanno, diciamo, queste due parti separate. Invece noi dobbiamo unirle, perché allora sì che faremo naturalmente le cose giuste.
Bene, do appuntamento a tutti per venerdì 28 ottobre a Torino, però riflettete su questo concetto perché fin tanto che sarete costretti a ragionare su quello che dovete fare, sarete dei perdenti. Per il ragionamento va a monte, l'azione deve avvenire spontaneamente, non deve essere più ragionata. Certo, il ragionamento serve prima, ma poi l'azione deve essere spontanea. E spontanea soltanto se io gli do il carburante, se io mi carico emotivamente, come una molla. Diciamo così, devo puntare la direzione e poi devo caricarmi emotivamente come una molla. Allora sì che istintivamente vado al massimo delle mie possibilità. Bene, per questo video è tutto, quindi do appuntamento a tutti a venerdì 28 ottobre a Torino. Ciao!